Assessore, è venuto a vedere i lavori in atto nel Varesotto per i problemi idrogeologici che questo territorio comporta. Ecco, qual è la posizione di regione verso queste criticità generali? Regione Lombardia è sicuramente in prima linea per prevenire ogni forma di problematica dal punto di vista idrogeologico, ma soprattutto la giornata di oggi è determinata dal fatto che in primo luogo vedere i luoghi, in primo luogo la politica deve conoscere e toccare con mano le questioni e poi ascoltare gli amministratori locali, perché dall'ascolto dei primi cittadini, che sono coloro che tutti i giorni hanno sotto mano le questioni, si possono elaborare idee, progetti e poi far diventare queste idee, questi progetti a temi concreti da poter finanziare e su cui poter intervenire, come oggi appunto vediamo una serie di iniziative e interventi volute dal territorio. Giacomo Cosentino, una visita per verificare lo stato avanzamento lavori. Qual è secondo lei il bilancio? A che punto siamo? Beh, ottimo, oggi con l'assessore Maione siamo venuti a visitare appunto alcuni interventi portati avanti grazie alla Regione Lombardia. Siamo in prima tappa a Luvinate con il sindaco Boriani, che siamo riusciti a fare un lavoro di squadra e sta per essere realizzata una centrale a biomassa dal costo di circa 600.000 euro finanziata dalla Regione Lombardia, e poi sono già state realizzate due vasche di esondazione per importi altrettanto rilevanti, e quindi diciamo che sul tema della mitigazione del rischio idrogeologico e promozione della filiera bosco-legna, anche in ottica di manutenzione dei boschi, siamo a ottimo punto in questa zona. Possiamo dire che il nostro campo dei fiori tanto amato sta tornando lentamente alla normalità? Sì, c'è ancora lavoro da fare, ne abbiamo fatto tantissimo, c'è massima attenzione anche grazie alle persone che ogni giorno si curano, si prendono a cuore del Parco del Campo dei Fiori. La Regione Lombardia continuerà, come oggi, a essere anche fisicamente presente per verificare poi tutti gli ulteriori interventi che bisogna fare. Sindaco Boriani, questi lavori stanno andando avanti, non sono finiti, ma possiamo dire che si sta mettendo in sicurezza questa comunità di Luvinate che ha tanto patito? La messa in sicurezza non è un termine che si può più utilizzare, possiamo parlare solo di mitigazione del rischio, perché con i cambiamenti climatici in corso la possibilità di eventi estremi è tale che non è più classificabile o determinabile un livello di sicurezza raggiungibile. Occorrono tante azioni di intervento per andare a mitigare il rischio, li stiamo facendo a livello di protezione civile, di messa in sicurezza delle strutture con briglie, vasche di laminazione. Occorre invece poi intervenire a livello strutturale, lo stiamo facendo con la gestione forestale della ASFO, Valli delle Sorgenti, cioè mettendo insieme i lotti pubblici e privati per una gestione condivisa dei boschi. Un bosco abbandonato è un bosco pericoloso, noi invece vogliamo che il bosco ritorni ad essere curato perché sia il primo elemento di protezione per le comunità a valle. Con la legna poi che andremo a prendere, alimenteremo la centrale biomassa che realizzeremo qua nella piazza del comune, con cui scalderemo il comune e la scuola per attivare quella circolarità del legno, in modo tale che il legno abbandonato morto possa essere utilizzato direttamente sul territorio per scaldare comune e scuola. Quali sono i tempi per questa centrale? La centrale incominceremo i lavori fra qualche mese, entrerà in servizio non quest'autunno ma il prossimo.